feeling in my heart. When the sun shines on the highway, watching the countryside go by, happiness is coming my way. America, America, I'm on my way to America. Bisogna anche dedicare una canzone alla terra dove si è nati, no? Grazie Francesco. Come sapete io sono nata qui negli Stati Uniti, a Los Angeles, però il mio cuore è in Italia. È così. Ho vissuto molto di più in Italia che negli Stati Uniti. E d'altronde uno non è che sceglie dove vuole nascere, nasce dove si trova la mamma in quel momento, no? È un caso se vogliamo, però la scelta è stata quella di vivere in Italia, di far nascere tutti i miei figli in Italia. Non c'è bisogno di applaudire perché l'applauso è mentale. Allora, quando io non canto, quando non recito, quando non dipingo, mi piace scrivere. Dice, cosa scrivi? Scrivo lettere, scrivo sms, scrivo whatsapps. E scrivo anche delle poesie. Ce n'è una in particolare che ho scritto tanti anni fa, quando ero una teenager, e però la vorrei dividere con voi questa sera perché penso che sia sempre una poesia attuale. E si intitola Una madre, un bambino, il tempo ed io. Adriano Martino alla chitarra. Thank you.
Un bambino gioca con i suoi amici, una madre gioca con il suo bambino. Il tempo gioca con la vita ed io gioco con i miei pensieri, spesso su di te. Un bambino perde i suoi amici quando diventa grande, una madre perde suo figlio quando diventa più grande. Il tempo perde il suo valore quando viene perso. Ed io perdo me stessa quando non ti trovo più. Un uomo è felice quando trova un vero amico. Una madre è felice quando ritrova suo figlio. Il tempo è felice quando si vive intensamente. Ed io sono felice quando ti ricordi di me. Un uomo muore e lascia un amico con un ricordo. Una madre muore e lascia un figlio con un ricordo. Il tempo non muore mai, ma lascia troppi ricordi. Ed io, quando morirò, lascerò il mio amore come un ricordo per te, per voi. Grazie. Grazie. Allora, ritornando un po' indietro nel tempo, c'è una canzone molto bella che mi ha fatto iniziare la carriera nel campo della musica leggera e che Albano aveva scritto per me quando era molto ispirato, molto innamorato, molto tempo fa. Come si intitola questa canzone? E chi la canta nel sole? Giusto Albano la può cantare, io non ce la faccio. Brava! Acqua di mare. Vai, maestro. La luna sopra le reti che sembrano piangere.
Grazie. Ora invece una nuova canzone. Francesco, la vuoi cantare tu con me? No, stavolta no? Ok, la prossima. No, quello stasera non è in programma, anche perché dovete sapere che ho subito un intervento al ginocchio qualche mese fa, e proprio il qua è l'ultima cosa che potrei ballare stasera. È simpatica la canzone, mi piace. Se ci fossero tanti bambini qui lo potrebbero ballare loro. Però magari la prossima, quando torno l'anno prossimo, se torno, magari. Intanto vi presento una nuova canzone che ho scritto con un paio di giovani cantautori canadesi e spero che vi piaccia. Si intitola We Got a Message. Of the beautiful old movies of Hollywood, of the golden era when things were romantic and beautiful. Uh-huh. Let's do it. Ready? Are you ready? Absolutely. Come on.
the choo-choo, class mob, track 29. And you can give me a shine, Chattanooga, Chattanooga. I can afford to board a Chattanooga choo-choo. Ha-ha, I don't know if there, and just a trifle to spare. You bought the Pennsylvania station, I ordered a four. Read a magazine and then you're in love. Mio padre è Tyrone Power. Io adesso vi dedico un brano che è fantastico, è una sola strofa scritta da un grande pugliese, Domenico Modugno, e ha per titolo Amara terra mia. Che accordo mi dai? Ma sei sicuro che questa... Non la facciamo mai, ecco perché si è trovato spiazzato. Sole alla valle, sole alla collina, per le campagne non c'è più nessuno. Addio, addio.
mia amare bella. Addio, addio, amore, io vado via, amare terra mia, amare. Dice i Koschi, il mio concerto per voi. Ci accorgiamo tutti che stiamo vivendo un periodo di materialismo pazzesco
e perché ci dimentichiamo della parte spirituale che c'è dentro di noi, quindi avvaliamo sempre la materia, la materia, la materia, ed è sbagliato, perché lì poi perdiamo anche un po' di noi stessi. Io mi difendo da queste probabili brutte avventure cantando, ma soprattutto scegliendo anche delle musiche doc. Mi riferisco per esempio a quelle che vi dedicherò adesso, che è una bellissima preghiera in musica scritta da Bach, e 100 anni dopo Gounod ha sviluppato una meravigliosa melodia che ha per titolo Ave Maria.